Dopo un pomeriggio scandito da riunioni e approfondimenti, è attesa per domani la nuova ordinanza del governatore Massimiliano Fedriga per gestire l'incremento dei contagi da Covid. Insieme al vicepresidente Riccardo Riccardi e all'assessore regionale all'istruzione Alessia Rosolen, il presidente si è confrontato con i prefetti, con i rappresentanti del mondo della scuola e con l'Istituto Superiore di Sanità. Tra le misure prese in considerazione vi è un ritorno all'arancione per aree circoscritte, tra cui la provincia di Udine, che risulta la più colpita dall'aumento dei casi, e un ritorno alla didattica a distanza. E a proposito di scuole, in una nuova riunione con il Dipartimento di Prevenzione di Asugi è stata valutata la situazione dell'Istituto Comprensivo della Torre di Gradisca di Sonso, dove si teme la presenza della variante inglese, ed è stato deciso che per 10 classi il tampone sarà eseguito già domani. Gli altri alunni invece dovranno attendere ulteriori comunicazioni. Oggi si attesta sul 5% la percentuale di positività in regione, frutto dei 479 nuovi contagi emersi grazie a 9.579 test tra tamponi molecolari e rapidi antigenici. Secondo i dati della Protezione Civile regionale, 12 decessi, di cui uno pregresso, fanno salire il totale delle vittime a 2.856. I positivi ricoverati in terapia intensiva sono 61, uno in meno di ieri, mentre quelli accolti nei reparti ordinari sono 380, 7 in più. La Slovenia intanto sta studiando un inasprimento dei controlli al confine ed è probabile quindi il ritorno del tampone settimanale obbligatorio anche per i transfrontalieri. Ad anticiparlo è stato il ministro degli interni sloveno Aleš Hojs in Parlamento Lubiana. Malgrado il calo dei contagi registrato ultimamente oltre confine, la Slovenia corre ai ripari dopo la conferma del primo caso di variante sudafricana in un turista che aveva soggiornato a Zanzibar.